Nino Nino, Nino Nino, abbiamo una paziente che deve partorire qui. Aiuto! Eccomi, non ti preoccupare, io sono il dottor Matti, mi presento, sono la persona... Io non mi fido di te! No, no, ti devi fidare di me perché io sono la persona che farà nascere tuo figlio. Appunto, aiuto! Un attimo, allora, dammi un secondo, devo capire dove si fanno nascere i figli in questo ospedale. Sono nuovo qui. Posso credere, aspetta, fammi scendere, vado a piedi. Ah, ok. Ma riesci a camminare allora? Sì, ok. Allora mi sono ricordato che la tua stanza è la numero 2, esattamente questa qui. Quindi quando vuoi puoi entrare e fare come se fossi a casa. Ninna, dove stai andando? Sto cercando qualcuno. Sono io quel qualcuno, sono io la persona che farà nascere tuo figlio. Fammi vedere il tuo diploma. Aspetta, eccolo qui, guarda. Ho un diploma in mano, proprio nella mia mano, guarda. Ta-da. Andiamo, sono troppo male. Ok, andiamo, vieni, seguimi. Allora, ti faccio vedere, ti faccio fare il tour della stanza. Io intanto ti dico che mi siederò qui e starò qui fino a quando tu ne avrai bisogno. Ma no, ma tu devi far nascere mio figlio, sto troppo male, non posso rimanere in queste condizioni. Falsa Chiotti, ci vediamo l'1 giugno al centro commerciale La Torre alle 17.30 a Palermo per firmare tutti i vostri album. E il 2 giugno al centro commerciale Catanè alle 17 a Catania. Correte a prendere gli album prima che finiscano in edicola e trovate il cornetto d'oro. Ah, ninna, si vede che non sei esperta, invece io sono un super dottore laureato in dottorando. Sì, e ti devo dire che, guardando la tua faccia, il tuo bambino non nascerà in questo momento. E tra quanto? Io non ne posso più. Devi ancora aspettare un pochino, perché i bambini nascono quando la faccia diventa completamente bianca, mentre la tua è mezza rosa, mezza bianca, capito? Esatto, puoi fare una passeggiata. L'importante è che se hai bisogno di me mi devi chiamare, ok? Anzi, sai che ti dico? No. Mi dispiace, Ninna. Verrò con te. No. Sì. Sì. Verrò con te. Farò tutto quello che farai tu perché io devo tutelare i miei pazienti. Dove vuoi andare? Nella stanza raggi X? Diciamo che è un nuovo ospedale, deve ancora diventare famoso. Ecco, al momento tu sei la prima persona che partecipa a questo ospedale. No, allora non voglio, portami in un ospedale normale. No, è su un ospedale normale, guarda quanto è bello questo, stanza a raggi X, incredibile. Se vuoi puoi stenderti e ti faccio anche un controllo al naso, che ne pensi? Okay. Ti dovresti stendere, non devi ballare sul mio lettino. Oh, ok, allora 3... 2, 1, bisturi! Iniziamo l'operazione! No, tu devi far nascere mio figlio, non mi devi operare! Stavo scherzando! Falsacchiotti, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale di Nina Matis Games perché sta ufficialmente per nascere il figlio di Ninna! Il figlio di Ninna! Sei contenta, Ninna? È un maschio o una femmina? Ok, è una femmina? Sì. Cosa hai detto? Allora aspetta un secondo, Ninna. Emergenza! Devi subito entrare nella stanza di quarantena, sprigati. È un problemone. Aspetta, fammi acquistare la tuta Azmazmat, ok? Ho il virus? Sì, rischi di avere un virus perché ti sta nascendo una bambina. Eccomi qua. Ma chi te le ha insegnate queste cose? Beh, le ho studiate al dottorando della dottorazione, no? Azmat, sono Azmat, devo andare, corri, sei nella stanza di quarantena? Ok, da adesso non potrai più avere contatti con nessuna persona per almeno 5 anni. Allora, fermi. Sì, è così, mi dispiace. Allora, quarantena queste persone, ti sto quarantenando, guarda. Curatela! Ok, ti sto disinfettando, vedi? Non potrai partorire fino a quando non sarai completamente pulita. Questa è Amuchina gel spray. Vedi? Ora sto disinfettando. È gel o spray? Non lo so, qual è la differenza? Tu la sai? Ok, un secondo e voilà. Ok, perfetto, ti è passato tutto. Ciao. No, aspetta, che cosa? No. Dov'è l'uscita? Non te ne puoi andare. Non provarci nemmeno, fammi tornare un secondo chirurgo, ok, chirurgo. Ecco qui, molto bene, sono tornato chirurgo, Ninna. Ma quindi, vuoi partorire oppure no? Ma non dovevi far spawnare la sedia a rotelle. Ma tu lo sai quanto è pesante la pancia di una donna incinta?
5,4 kg, perché? Perché pesa, quindi io me ne vado in sedia a rotella. Aprite! E non si apre questa porta, è chiusa, Nina, non puoi uscire ormai. Sei chiusa qui dentro. portarti io? No, in realtà... credo... No, no, quella sedia a rotelle che hai preso è una sedia a rotelle con motore, ciò significa... È rotta. Ma no, no, non puoi consumarmi... Allora, questo è un nuovo ospedale, Nina, se tu mi consumi le sedie a rotelle, io vado in bancarotta, ok? Ma sto male! Stai male? Non cammina questa sedia. Seguimi subito in stanza numero uno, vieni. Hai detto che stai male, devo fare un controllo di routine. Ma perché stai sulla sedia a rotelle se riesci a camminare? Mamma mia, non ci posso credere. Vabbè, comunque, vieni, stenditi sul lettino prima che sia troppo tardi. Vado a chiamare l'infermiere, tu rimani qui, eh. Allora, infermiere, dottore, eccolo qui, perfetto. Ok, sono diventato dottore, ragazzi. Nina non lo sa, ma in realtà io ricopro tutti i ruoli di questo ospedale, capito? Devo anche personalizzare il mio personaggio. Mettiamo la mascherina. Oh, guardate quanto sono figo. Con questi capelli, il dottore è pazzo. Andiamo. Oh, buongiorno Nina, come sta? Sono dottore pazzo! Sei un dottore pazzo, io me ne vado! No, sto scherzando, non sono dottore pazzo! No, dove stai andando? Ok, ritorno nella sala 1, ma ti prego non farmi del male! Dottore pazzo, controllare te, vedere un attimo come stare messa tu con bambino. Allora, fare controllo di routine, vediamo un po'. Che c'è? Momento grande arrivato! Momento nascita, bambino, vado a chiamare chirurgo. Okay, vado. Deve andare. No. Mi deve sedersi qui su sedia a rotelle, venga. Anzi, no, sul lettino. Lettino, si sbrighi, abbiamo 10 secondi. 10 secondi. 10, 9, 8, 7, 6. Oh, no. Mi sembra pazzo. Signorina, io avrei dimenticato stanza. Eccolo, l'ho trovata, stanza far nascere bimbi. Però... Sì, è perché lei è una signora da recuperare. Andiamo subito. Ok. Oh, si sieda. Vado a chiamare subito chirurgo. Arrivo. Oh, mamma mia. Ragazzi, vi dico la verità. Fare il dottore è davvero un casino. Ritrasformiamoci in chirurgo. Ok. Questa volta ci dobbiamo mettere però questo e anche una barba gialla, sì, così sono più figo. E anche un occhio bendato. Ecco qua, ora è perfetto. Perfetto, andiamo, corri. Mamma mia che ansia, ragazzi, sta per nascere il figlio di Nina. Ah, eccomi tornata. Sì, signorina Nina? Codice rosso! Nina è scomparsa! Oh no, dove è finita? Non ci posso credere, è scappata dall'ospedale! Ma che cosa gli passa per la testa a questa? Stanza numero 5? No. Oh mamma mia, stanza numero 4? È qui? No, non è nemmeno qui! Oh, che ansia! Forse è nella stanza della quarantena? Oh cavolo, è sparita! Nina, dove sei? Ti sembra il momento di giocare a nascondino? Caffetteria? No, nemmeno in caffetteria, pensavo si stesse prendendo un cornetto con Nutella. Oh mamma mia, se è scappata dall'ospedale io sono fregato, mi licenzieranno al mio primo giorno di lavoro. Stai a vedere che questa è davvero scappata dall'ospedale, non ci voglio credere. Aspettate un attimo, è il momento di chiamare la sicurezza, shoppare la sicurezza. Oh mamma mia, sto shoppando tutto in questo gioco, però mi sembra anche giusto, devo diventare il guardiano. Allora, il guardiano ovviamente ha questo sorriso, ha questi capelli biondi bellissimi, anzi questi capelli neri. Questa pelle, questi capelli, queste cose. Vabbè, sentite, basta, andiamo, è troppo tardi. Mettiamoci il cappello. Ah no, è una pistola questa? Anzi, le manette. Ci servono le manette, sì. Devo arrestare la signora che ha provato a scappare. Centro adozioni, che cosa significa? Bambina! Bambina, ma cosa ci fai qui? Aspetta, ma tu sei la figlia di Nina? Non ci posso credere! Non ci posso credere. Cioè, quella signora ha partorito senza di me? Non ci voglio credere. Allora, piccola bambina, dammi un attimo che... No, non scappare. Non scappare. No. Dove è andata?
Corre più veloce di me questa bambina. Ferma che ti colpisco. Ferma che ti colpisco con la mia pistola. Dov'è finita ora? Dov'è finita? Guarda che ti colpisco con la pistola se non stai ferma, ninna bambina. Ninna bambina, dove sei? No, dai, non ci credo sia nascosta. L'ho persa di nuovo. Io lo sapevo che non dovevo assumere quel dottore, quel chirurgo. Ha fatto scappare. Ma dove? Eccola! L'ho trovata! Ti colpisco con la... Zap! 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 Ma non funziona questa pistola! Questa pistola è finta! Non ci posso credere. Ma che è successo? Sei caduta nel pa... Ti dichiaro in arresto. Sei ufficialmente in arresto. Vieni qua. Ti sto arrestando. Ti sto arrestando, piccola bambina. Sei in arresto. Non puoi fare più niente. Non puoi scappare. Non puoi... Oh no. Dove è andata? Dove è andata? Dove è andata? Oh, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Come hai fatto a entrare lì? Eccoti qua. Sei in prigione. Sei in prigione. Così ti impari. Così ti impari. E non provare a scappare, eh. Non provare a scappare. Rimarrai qui fino a quando... Oh mamma mia. Oh mamma mia. Smettila di piangere, ti prego. Ti prego. Non piangere. Guarda, ti faccio giocare con le manette se vuoi. Guarda, che carine. Allora io devo andare a cercare tua mamma. Tu rimani qui, mi raccomando, eh. Signora mamma di Ninna. Ninna bambina, signorina, lei sta scappando di nuovo, ma basta! Giuro che se ti prendo questa volta, guarda, sai che ti dico? Io mi trasformo in chirurgo e se ti becco ti opero col bisturi. Ora ti faccio vedere io, ora giuro che ti faccio vedere io. Mamma, se ti faccio vedere io. Dove sei? Eccomi qua, prendiamo il bisturi, è il momento. Io ti opero! Vieni subito qui! Che cosa c'è? Ti ho arrestata, ma io sono un chirurgo, non ti posso arrestare. Prima è polizia. Ah, il poliziotto ti ha arrestata? Sì. Oh, non ci credo, lo devo licenziare a quello, lo devo licenziare. Aspetta, dammi un attimo che lo chiamo. Eccomi signorina, scusi, non volevo arrestarla. Venga qui. Ok, ecco. Ora puoi uscire? Nemmeno adesso? Bambina, oh. Aspetta un secondo che sono caduto a terra, mannaggia. Ti devo disarrestare. Vieni qua. E ora ti sei disarrestata? Wow, oggi è la mia giornata. Ho fatto nascere un altro bambino. Questa volta un bel bebè, che carino. Quella ninna, sinceramente, non la voglio più vedere. Andiamo a modificare il colore di questo bambino. Vediamo. Che carino. Posso anche inserire il nome. Questo lo chiamiamo Mini Matti. Eccolo qui. Guardate che bello. Oh, è troppo carino. Guardate che carino. Portiamocelo in giro. Oh no, è scomparso. Eccolo qua, è ricomparso. Ah, Mini Matti. Lo posso presentare alla piccola bambina ninna? Magari ha un compagnetto con cui giocare. È scomparsa? Ninna bambina? Oh, ma chi sei tu? Chi sei tu? Ma tu sei ninna? Ti sei trasformata in uno zombie? Che c'è? Devi partorire un bimbo zombie? Operiamo. Tac, zrac. Zarak, zarak. Ok, fatto. Oh mio Dio, ti prego non dirmi che è un bimbo zombie. Ah no, è un bimbo normale. È nato il tuo bambino, sei contenta? Grazie, Matti. Ma posso chiederti una cosa? Come hai fatto a diventare uno zombie? Una zanzara? Una zanzara in questo ospedale? Oh mamma mia, lo sapevo, di nuovo quell'invasione. Rimani qui che devo assolutamente mettermi la tuta e disinfettare tutto. Ok, ci sono pronto. È il momento della disinfestazione. Aspetta, ma tu sei uno zombie? E uno zombie non può essere in un ospedale? Come no? Vattene subito dal mio ospedale! Ah, ok, allora puoi rimanere, sì. Puoi rimanere nella stanza della quarantena. Il problema è che, ecco, beh, ti devo disinfettare comunque. Ecco qua. Anche il tuo bimbo zombie devo disinfettare, mi dispiace. 3, 2, 1. Disinfestazione! Aiutami, ti prego, quella stanza era cattivissima. Perché non stai tornando normale? Ormai sono uno zombie. Basta, io mi licenzio. Non voglio più lavorare in questo ospedale. Me ne vado via, addio. No, Matti, vieni dopo. No, basta. Sapete che vi dico? Sapete che cosa vi dico? Io me ne vado via. Fatemi uscire. Vieni qui. Fatemi uscire, vi prego.